Allora, insieme è soprattutto musica, è soprattutto spettacolo, è soprattutto arte, anche cultura, ma è anche molto sociale. Chiedo ai nostri tecnici di cambiarmi il segnale, grazie, sul nostro monitor, grazie. Perché è sociale? Perché tutte le volte che possiamo, e lo facciamo praticamente tutti i giorni, cerchiamo anche di lanciare dei messaggi. Io dico sempre che tra una risata e l'altra poi certi messaggi arrivano più facilmente. Tra le tante battaglie che abbiamo fatto insieme, tra le tante campagne sociali che abbiamo fatto insieme, ce n'è una che riguarda l'abbattimento, l'eliminazione, mi auguro che possa avvenire presto, di tutte le barriere per le persone disabili, per i diversamente abili. Abbiamo anche detto che poi non esistono persone diversamente abili, perché tutti siamo diversi e nella nostra diversità sta la nostra unicità. In questa battaglia abbiamo avuto a fianco una ragazza, una donna meravigliosa, che si chiama Roberta Magrì. Eccola qua, vieni Roberta. L'anno scorso abbiamo raccontato la sua storia. Ciao. L'abbiamo vista più volte ballare su Buonasera. Questo palcoscenico con ballerini e ballerine. L'abbiamo vista impegnata con la sua associazione, che ricordiamo si chiama? Contro tutte le mafie Paolo Vive, nel di Barcellona Pozzo di Gotto. Nel ricordo anche di Paolo Borsellino, che ovviamente ricordiamo sempre insieme con tutte le persone che hanno perduto la vita per lottare contro la mafia e ogni forma di illegalità. Lei gira per le scuole. Ricordiamo che hai perso l'uso delle gambe qualche anno fa in un incidente. Hai perso l'uso delle gambe, ma non hai perso la voglia di vivere, anzi sei diventato un esempio per tutti noi. Diciamo che da lì è ricominciata una nuova vita. Sono rinata. Sei rinata assolutamente. Quindi lei balla in carrozzina insieme con altri suoi colleghi, gira per le scuole, porta, come dire, questo bell'esempio di vita allegra, piena di valori, soprattutto ai giovani, e ti batti, eccoci al punto finale, per abbattere queste barriere che purtroppo, soprattutto dalle nostre parti, esistono. Il concetto fondamentale è che noi potremmo vivere liberamente, solo che queste barriere purtroppo ce lo impediscono, e quindi il mio urlo è proprio questo, quello di abbatterle per permetterci di vivere, perché noi vogliamo vivere, è brutto non poter vivere, è vero, tutti vorremmo vivere liberamente. E allora, tra le altre cose firmate dalla nostra Roberta, ce n'è una che vogliamo anche mostrarvi. C'è un video che gira su YouTube, quindi potete andarlo a vedere tutti. È un cortometraggio realizzato da Gaetano Mercadante, che tra l'altro è anche qui con noi oggi. La ragazza che state vedendo è Stella Giunta, che tra l'altro è l'altra mia partner, che con ha ballato cui ballo con te anche l'altra la scorsa volta. Ecco. E ci mostra tutte le difficoltà che purtroppo le persone che girano per le città, per i paesi in carrozzella, sono costretti non solo affrontare difficoltà, ma anche far vedere come questo negozio che è completamente accessibile non prevede scalini, ci sono le scale come state vedendo, ma accanto c'è l'ascensore, quindi fa vedere sì le barriere, ma fa vedere anche i luoghi, esatto, in cui possiamo accedervi tranquillamente. Guardate quindi come diventa assolutamente normale, no? La vita di una persona che va a provarsi un abito, in questo caso Stella, che va ad acquistare quando quel negozio è attrezzato e non ha barriere architettoniche. Infatti si sta muovendo tranquillamente, esatto, non sta chiedendo nessun aiuto a nessuno. Ecco, invece qui che cosa accade? Qui c'è una strada con una discesa, un po' ripida. Questa è un po' ripida, vero? Un pochino, sì, questa è un po' sì, pericolosa, ecco, così. Beh, ricordiamolo, anzi, che queste benedette rampe devono essere dell'8%. Esatto. Ma qui c'è lo scalino, e qui c'è uno scalino, guardate, quindi lo stiamo commentando. Però, aspetta. Però, ah, ecco. Hanno fatto la rampa, per fortuna, dall'altro lato. Quindi è vero che alle volte ci sono le barriere, ma guardandoci un po' intorno, alle volte queste barriere le hanno abbattute. Ecco qui, quindi in questo caso è riuscita a passare un negozio con lo scalino, stiamo vedendo. Sì. Questo è un messaggio che vogliamo lanciare a tutti i negozianti. Ecco qui, munitevi. Basta una rampa rampa all'interno. Esatto. E quando arriva un cliente, una cliente che ha difficoltà, ecco, tutto diventa più semplice. Anche un piccolo aiuto, però non ci dà fastidio. Invece nel superare lo scalino rischiamo anche di cadere, quella è anche la cosa brutta. È una questione di civiltà, ecco, tutto questo. Benissimo. E qui stiamo entrando in un bar. In un bar, esatto. Che presenta la rampa, quindi io mi sto muovendo tranquillamente.
questa sei tu, co-protagonista di questo video, che vi ricordo è possibile trovare su YouTube, è molto più lungo, noi ne abbiamo messi soltanto i momenti, quelli migliori, quelli che ci fanno vedere che le difficoltà si possono superare, che era quello che ci premeva il dire. Il titolo è... lo diciamo alla fine? Sì, lo diciamo alla fine, okay. Perché lo dite voi, credo, eh. Eccoci qua, ecco, qui c'è un altro problema. Sentiamo l'audio di fondo. Insomma, una maggiore attenzione vi renderebbe la vita più facile. Sarebbe bello se lo capissero anche gli altri. Pensa quanti di noi troverebbero la forza per vivere appieno la loro vita. Niente è impossibile, basta volerlo. È importante immedesimarsi in un'altra vita. Bene, niente è impossibile, basta volerlo. E alla fine è importante immedesimarsi in un'altra vita. Non c'è bisogno di sedersi su una sedia a rotelle per capire quelle che sono le nostre difficoltà. Noi ci proviamo attraverso le manifestazioni che organizziamo nelle piazze, come Un giorno in carrozzina. Sì. E, anzi, ricordo che giorno 22 saremo nella piazza di Falcone, in provincia di Messina, alle 10 del mattino. E quindi non c'è bisogno di sedersi su una sedia a rotelle, basta anche solo provare ad immedesimarsi nella vita di qualcun altro. Quindi non vivere egoisticamente con i paraocchi, ma guardare quello che ci circonda. Ci aiuta a sentirci più forti anche. E Roberta ha mandato e manderà sempre ad Insieme trasmissione che è a disposizione di chi vuole lanciare messaggi del genere, messaggi di vita, messaggi di speranza, messaggi di civiltà. E tu oggi vieni, per favore, Alessandra, sei stata ad Ascoli Piceno e hai ricevuto un attestato. Sì. Eccolo qui. Ricordiamolo? Dall'associazione BIM Tronto, un artista ha dedicato, sono tre dipinti, sono uguali, Luciano Alessi e il BIM Tronto invece è come presidente Luigi Contisciani. Anzi, ci stanno seguendo direttamente da Ascoli, salutiamo gli amici di Ascoli e li salutiamo, Piceno, Tina, Cesare e tutto lo staff. Grazie, bene, allora Roberta, io... Prima di chiudere questa 20ª edizione di Insieme, perché mercoledì finiremo con le dirette, avremo delle repliche, ma comunque ci saluteremo per l'estate, ho voluto rinvitarti per chiudere solo momentaneamente questo discorso, che riapriremo a Dio piacendo e a Dio volendo nella prossima edizione. C'è un omaggio per te, con l'applauso del pubblico, che è il nostro grazie per il tuo straordinario esempio. Sono io che dico grazie a voi per avermi permesso di lanciare questi messaggi. Ci siamo sempre. Perché la TV non solo ci fa vedere cose negative, ma giova anche per farci vedere tante cose positive. È quello che ci sforziamo di fare anche noi. Ti voglio bene, Robby. Da quando ti ho conosciuta è stato sempre un crescendo di cose belle. Ci siamo conosciuti alla Fondazione Falcone qualche anno fa a Palermo. Sono tornata quest'anno, il 23, ho la bandierina come ricordo. Bene, bene, bene. Roberta ed altre persone meravigliose come lei sono sempre protagoniste ad Insieme. Grazie, Roberta Macri. Grazie di a voi. Cuore. Allora, andiamo avanti. Fate l'applauso, Roberta, ci sono tanti suoi amici. E Roberta è una forte, eh? Roberta è una forza. Allora...